E suovolo Scarantoi, bentornati su Incontri di Storia. Questo è il vostro caro Vosti Fiducia che vi parla. Siamo ritornati su Rome Total War 2, This is Total War, Spartan Edition. La scorsa puntata abbiamo conquistato Larissa in Tessaglia e fatto un'imboscata e distrutto una bellissima armata macedone. Non me la sono giocata al massimo, però è andata bene. Allora, ora il problema di base restano queste due armate dell'Epiro. Hanno 5 picchieri in totale e il problema sono gli elefanti e la cavalleria pesante. Però comunque c'è quel pirla di Pirro, quindi magari gli arriva una tegola sulla coppa durante la battaglia. Detto questo, non ho altre nazioni a cui dichiarare guerra per ora. Sono già tantine. Quello che posso fare è addestrare un pochino più di unità, ma non tante, in questa armata. E sperare in bene. Per fortuna i loro elefanti vengono gestiti abbastanza bene dai miei giavellottisti. Col fatto che sono accampati, non ho nessuna intenzione di attaccarli. Loro però o mi attaccano in città, che la cosa va a mio favore, oppure attaccano Pella. Vedremo. Io comunque passo il turno. Comunque l'altra volta avevo detto che alla battaglia delle Termopili non c'erano solo gli Spartani, ho detto appunto Tebanite e Spiesi, che non mi ricordavo bene. Bene, si sono ritirati, ottimo. Ho controllato. Quelli che sono morti alla fine insieme agli Spartani erano 700 Tespiesi. C'erano comunque i Tebani. Ovviamente mi è morto il capofazione. Nuovo capofazione, credo che. No. Chi è il nuovo capofazione? Vabbè. Credo proprio sia lui comunque. Vai. Ottimo, ottimo. Ci sta. Sì, esatto. Allora, io direi che per ora faccio bruciare un pochino di turni, intanto che qua si mettono tutti a posto. Non può sbarcare e attaccarmi la città direttamente, ma in ogni caso probabilmente le prenderebbe. Ripeto, un'unità di picchieri non è male. Quasi quasi. Da te ne ci arriva? No. Altri eserciti no. Quindi quasi quasi. Andiamo qua. E niente, io direi che si può passare nuovamente il turno. Tanto non c'è nessun upgrade da fare da nessuna parte. Quasi quasi. Uno. 2-3. E passiamo il turno di nuovo. Essere troppo offensivi in questa modalità di campagna è un suicidio. È un suicidio grosso. Anche perché se io dovessi conquistare per esempio Apollonia, mi eliminerei un nemico. Ma mi aprirei veramente i confini a guerra con Roma, Sicilia, Siracusa, Ardiei. Non è proprio il massimo. Come è messa qua la mia situazione politica, non ho problemi. Morale. Morale o armatura? Armatura. Morale. E facciamolo sposare perché sì. E le diamo velocità di ricerca, che è sempre comodo. Ah, giusto. Oltre a aumentarla di rango, perché è meglio così. Allora, detto questo, qual è il tuo bonus? Ma non è un granché. Beh, 4. Vediamo cosa posso fare. 4 va comunque bene, finché è sopra lo 0 va bene. Va bene.
autorità e facciamolo sposare, dai. Allora, probabilmente mi attaccano Atene, quindi andiamo qua. Ridurre il costo non è necessario. Aumentiamo la forza delle mie unità. Questi sono pronti fra 2 turni e passiamo di nuovo. Comunque, allora, comunque, parlando un attimino ancora qualche cosina così di storia, ovviamente mi sono scordato di guardare se avevo scoperto nuove fazioni, ma non credo. Se è così, amen. Ok, allora, Cnosso, sono sbarcati. Ovvio, sono anche in marcia forzata, quindi quella sarà una meravigliosa imboscata. Bene, niente nuove fazioni. Non che ci arrivo. No. Però loro non possono fare niente altro se non attaccare Sparta, quindi amen. Peccato per loro. Comunque. Dicevo, possiamo passare. Che unità hanno? Ah, non si vede. Ah, oh, quanto è pallosa la cavalleria tarantina. Vabbè, oppliti leggeri muoiono male. Comunque, dicevo, il governo spartano, la cosa divertente è che è stato uno dei governi più stabili della storia. Considerato il. Considerata appunto la fondazione della forma statale spartana da parte del semi-mitologico Licurgo all'incirca alla fine del IX secolo a.C., diciamo. Preferisco questo. Vediamo. Non ha praticamente mai subito cambiamenti, a parte comunque, cioè il primo cambiamento grosso che ha subito è alla fine del terzo secolo avanti Cristo, con cos'era Cleomene III. Allora, qui già, importante, mi è stato fatto notare dal buon Max che non spiego perché scelgo determinati. Determinati talenti per le spie, comunque per la spia, perché adesso ho questa. Allora, perché? Perché ho scelto questo? Per un semplice due semplici motivi. Numero uno, è molto molto utile avere visuale sulla mappa. Quindi ci sta. Inoltre lì, ok, che non tende a fare molte imboscate, però sempre meglio essere preparati. Soprattutto quando hai una campagna in cui ogni tuo esercito è vitale che sopravviva. Inoltre, io voglio scendere qua perché il movimento nella mappa nella campagna è fondamentale per tutte le fazioni. E poi probabilmente prenderò questo perché, nonostante sia stato estremamente nerfato il veleno, è comunque importante anche perché rallenta gli esercizi di nemici, ma ai livelli bassi le spie non riescono quasi mai ad avvelenare, fanno veramente fatica. Quindi comunque questo secondo me restano i migliori. Perché all'inizio, mentre prende dei livelli, aiuta l'armata, non tantissimo, ma comunque un po' l'aiuta, e quando arriva a un livello comunque più alto, riesce a fare dei danni ai nemici.
livello più che tattico, uccidendo soldati, a livello strategico, rallentandone l'armata. E lo preferisco rispetto anche tipo a questo, che è molto, comunque molto utile, quello di avere il replenishment. Lo preferisco perché questo, se prendendo questo qui, per esempio, devi mantenerla nell'armata fino alla fine. Io invece preferisco nell'armata mettere i campioni perché ti danno dei bonus molto, 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 molto superiori a questi qui delle spie. Inoltre, tipo questi, non, cioè questo qui che ti dà il 30% in più di denaro quando saccheggi una città, non è il massimo. Cioè, più che altro perché, soprattutto in early game, non saccheggeremo nulla. Inoltre, inoltre il fatto di dare dei bonus molto meh, con dei malus tipo questo, che non si muove. Per una spia è inutile, è assolutamente inutile. Adesso prendiamo questo qui per la velocità della campagna, cioè il movimento in campagna. E ovviamente si sono barricati. Io me ne frego, detta molto sinceramente, e provo a fare una cosa che tanto non succederà, non mi riuscirà mai. E farò la stessa cosa qui. Di nuovo. Vai. Sperando che non facciano il giro, ma tanto in un turno solo non riescono a fare questo movimento. Inoltre credo di essere ancora esatto riesco ancora a rinforzare la città nel caso di un assedio. No, basta chiedermi la pace. A sto turno per fortuna ho controllato di non avere fazioni nuove. Ah, eccoli. Ecco, qui questo esercito lo distruggo. Vediamo cosa è successo qua. Nel dubbio gli do una posizione. Vai. Secondo me è la cosa migliore. Andiamo a uccidere questa armata. Vabbè. Bella questa armata dell'Epiro in casa. Dimmi che non ho scoperto altre fazioni. Bene. Qui ovviamente andiamo a prendere sempre il movimento nella campagna, anche se allora alcuni di questi sono buoni. Però il movimento a livello della campagna, nonostante la carica non ci serve assolutamente a nulla, ma il movimento nella campagna è veramente ottimo. Quindi prendiamo quello. Inoltre, nelle skill del generale io preferisco sempre di stratega perché sempre qui movimento nella campagna riduce il costo delle unità, aumenta il replenishment, mi dà dei bonus per l'assedio, mi dà dei bonus per le battaglie, cioè mi permette di combattere di notte, quindi è come avere il Lightning Strike in Warhammer 2 che è vitale. È semplicemente secondo me una delle migliori. Poi io torno qua alla rissa. E allora, questo esercito qui non mi preoccupa. Questo sì, di più. Molto di più.
Detto ciò, continuiamo a prendere bonus e semplicemente mi blocco qui. Prendo un'unità di arcieri, delle lance e dei peltasti. Sono estremamente in rosso, però fare un'imboscata a questa armata, cioè, quasi quasi me li ripaga, anche se ne prendo di più. Andiamo. E direi che risoluzione automatica tutta la vita. Sì, tanto quell'altra armata non mi preoccupa per nulla. E li schiavizzo. Forse prima avrei dovuto muovere quella. Vabbè. Torno indietro. Queste unità non mi servono più. Assolutamente per niente. Stessa cosa per lui. Ci sta. E questa armata per ora la lascio qui. Tanto non mi preoccupa. Costruiamo qualcosa qua. Per ora costruisco. Questo perché poi Pella non mi ricordo cosa abbia, ma dovrebbe avere qualcosa per il commercio, credo. Forse il vetro. Non mi ricordo. Apollonio comunque è il vino, quindi commercio tutta la vita. Non ho soldi per reclutare con quel prossimo turno. Ok, non ce n'è nessuno che aumenti l'esperienza per ogni turno delle mie unità, quindi non mi serve assolutamente a nulla. Passo. E ovviamente arrivano di nuovo i macedoni. Detto questo, mi sa che posso sconfiggere quell'armata macedone magari con un'altra imboscata. E poi attaccare Pella. In questo modo dovrei tirarmi via dai piedi macedoni. No. Cosa dice l'oracolo? Ottimo. Questi sono fortificati. Ah no, niente. Questi restano qua per un altro po'. Magari recluto qualche unità. No. Ripeto lo stesso discorso di 5%. 55. Qui. 25. 55. Non penso funzionerà, però nel caso non si butta via niente. Dicevo, questa armata può rimanere qui, non è un problema. Sicuramente non è un pericolo, è contenuta. Non ho guardato se c'erano altre fazioni. Direi che posso fare un autoresolve veloce anche di questa. Com'è la situazione? 83%. Mi uccide molta della cavalleria, ma la cavalleria mi interessa relativamente poco. Sì, rischio di subire troppe perdite se la gioco in realtà. E via di schiavi. No. E mi sa che quasi quasi attacco Pella. Basta Cnosso. Cretini di Cnosso. I cretini cretesi.
Ok, non sto neanche a sottolineare quanto sia divertente che il figlio del re degli Argadi si chiami Epaminonda. Vabbè, amen. Sono fallito quella. Allora, com'è qua? Ci sta? Il cibo ce l'ho, quindi andiamo di commercio. E io quasi quasi attacco Bella. Tanto ripeto, questi sono qua assolutamente contenuti. Altre due unità di spartani. Non fanno mai male. E Bella la prendo però. Non sarà un assedio facile. E non ho intenzione di attaccarla subito, tra l'altro. Qui dichiarare guerra? No. Allora, vediamo. Facciamo una cosa. Io adesso passo il turno. Se mi attaccano, bene. Se no, l'assedio, puntata prossima. Anche la battaglia, puntata prossima. Vediamo se arrivo in un cliffhanger o meno. Avrei veramente voluto che mi attaccassero. Ma veramente tanto. Vabbè, puntata un po' scarica. Dai, non mi costa nulla questo. Almeno ho perso un po' di uomini per l'attrito. Vediamo. Non ce l'ha fatta. Se faccio l'autoresolvo. No, perdo troppe unità. Però odio gli assedi. Facciamo così. Prima di giocare questo e vedere, mi occupo di questi. Posso tranquillamente fare risoluzione automatica. Anche perché veramente giocare a attaccare un accampamento è quasi infattibile in sto gioco. Sono troppo forti gli attori degli accampamenti e gli attori in generale. Ora questi rimangono qua. Prossimo turno, allora li mando alla rissa. Quindi dall'altra parte. Qua rimane sotto assedio. Prossima puntata. Assediamo Pella, baby. Io vi saluto. Scusate se non ho parlato molto di storia in sta puntata, ma sono stato un attimo concentrato sul giocare un po' meglio rispetto all'altra volta. E ci vediamo alla prossima. Ciao!